Bentornati, allora ragazzi, questo è forse l'argomento più ghiotto mai creato, soprattutto non l'ho mai fatto. Allora, Eugenia, come conoscere una ragazza in un pub? Cioè, qual è l'approccio migliore che un ragazzo potrebbe avere? Allora, per quanto mi riguarda un approccio diretto, io apprezzerei se un ragazzo viene e incomincia a parlarmi. Non in maniera esagerata, ovviamente, o volgare, nel senso che magari dice qualcosa. Allora, facciamo così, partiamo proprio dall'inizio. Tu sei seduta ai tavoli di questo bar con alcune tue amiche, un paio di amiche. Ok, sei tipo, io sono qua e tu sei a distanza, quindi ci possiamo inquadrare e vedere. Okay. Quali sono tre step, cioè dal momento che ci stiamo notando fino all'approccio, cioè cosa dovrei fare? Allora, il primo sono gli sguardi. Ok. Lo scambio di sguardi. Punto uno, allora, lo sguardo. Quindi, ok, se tu non mi guardi, perché magari non mi ci hai fatto caso, perché sei girato dall'altra parte, perché... Beh, cerco in maniera non esagerata di farmi notare. Ok. Quindi magari ti passo vicino, okay. Alzo un po' il tono di voce, okay. Non lo so. Molto buono, molto buono, molto buono. Anche addirittura, questo funziona sempre, da lontano, quando ci si guarda, non dico parlarsi, però spesso e volentieri funziona un sacco il chiedere che cosa sta bevendo, no? Senza parlare, fare guardare. Esatto. Funziona sempre. Oppure hai l'accendino, tipo da lontano sempre, ti fa un gesto. Ok, prendetela come proprio una... come se la stesse già conoscendo, tra virgolette, cioè prendetevi a distanza questo tipo di confidenza, sì, perché esatto, aiuta. Confidenza. Quindi step 1, un avvicinamento da lontano, esatto. Ok, successivamente per entrare in contatto con te cosa faccio? Aspetto che mi fai fumare, piuttosto che aspetto che ti alzi e vai dal cesso, piuttosto che cosa faccio? Perché ai primi tempi io, e funzionava sempre anche questo, semplicemente andavo là, punto. Io apprezzerei se venisse da me, allora o se esco a fumare allora mi raggiunge, okay. Oppure apprezzo il ragazzo che si fa coraggio e viene anche se sono con delle amiche. Ok. Allora, due bivi quindi, aspetti un attimino per vedere se la ragazza esce fuori a fumare, eccetera. E secondo me è ottima, un'ottima cosa, fai finta di uscire anche tu. Esatto. Stai chiamando qualcuno, facendo un audio, e poi mentre torni, casualmente là, quindi... Le parli, ti presenti, ok. Altrimenti se non si alza, perché può essere, vai lì, giusto? Lei con sì. Le amiche, tu vai da solo. Sì. Come deve essere il linguaggio del corpo? Partiamo da qua un attimino. Beh, sicuramente... Tu sei seduta, lui è in piedi. Come deve essere? Cioè, è un linguaggio del corpo dove lui è così, quindi seduto e che vi guarda, appoggia le mani sul tavolo, cosa fa? Sì, appoggia le mani sul tavolo e ti guarda dritto negli occhi. Ok, ok. E poi vorrei che incominciasse ovviamente subito a parlare, magari io mi farebbe piacere che si presentasse subito, cioè piacere... E poi mi incominciasse a parlare. Ok, perché... questa è un'ottima cosa. Allora, quindi si presenta a lei e a tutte le sue amiche. Ok? Uh-huh. Tutte. Poi magari fa una battuta un po' spiritosa anche magari con le amiche. Ok, allora, conviene che ti chieda, diciamo, io una cosa che non consiglio, però voglio chiedere anche a te. Chiedere scusa del disturbo. Cioè, ragazzi, no. Perdonatevi se vi disturbo. No, assolutamente okay? No. Perché no? Non lo fate. No, perché se già vieni, allora nel momento in cui hai il coraggio di venire, non vieni lì intimorito e mi chiedi scusa. Trasmette sicurezza. Esatto. Cioè me ne frega un cazzo, vengo lì e ti conosco. Sono spacciato. Ok, come produrre la frase d'esordio? Cioè io sono venuto qua perché? Perché non basta solo perché ti trovo molto bella. Perché stiamo partendo da una base molto poco costruttiva. Perché tu dici grazie, siamo punto a capo, devo farti un'altra domanda. Sì, no, mi chiedi qualcosa, okay. Mi fai una domanda magari particolare dove io posso risponderti un po' di più. Ok, magari anche dire che ti ha incuriosito. Tu le dici ti ha incuriosito per che cosa? Perché per questo motivo, per questa cosa qua, ok? E le faccio una domanda, che domanda potrebbe farti? Cioè cosa una roba semplice piuttosto che cosa... Non lo so, oppure anche solo chiederti, tipo, posso offrirti un drink? Sei con tutte le amiche e visto che vuoi parlare ovviamente con una sola ragazza, le chiedi di se ti può offrire un drink, a me ad esempio è capitato, allora così ti allontani e poi puoi parlare più privatamente. Subito ha chiesto di offrirti un drink? Sì. Subito? Subito.
Io non mi sento di bocciare sta cosa, la condivido ma dopo un attimo, cioè parliamo, vedo che comunque c'è... Vabbè, si è presentato e poi mi ha chiesto subito dopo, posso offrirti un drink? Io tra l'altro ero con loro due. Ok. E niente, ho apprezzato perché poi ci siamo messi in disparte, abbiamo parlato io e lui. Ma poi non l'hai fatto? No, non troppo. Limone? Basta? Basta. Ma perché non... cosa... Perché poi non ci siamo più visti. Io poi me ne sono andata via e non ho beccato. Ok. Se lui non se la sente di chiedere del drink e quindi è in mezzo alle amiche, dovrebbe tirare in ballo anche le amiche? All'inizio della conversazione oppure sempre solo te? Sì, magari può aiutare il fatto di tirare in mezzo alle amiche, che, anche perché se tu sei un po' più timida, introversa, magari le amiche ti aiutano e smorzano un po' la situazione magari di imbarazzo. Ok, assolutamente sì. Addirittura ragazzi, procedere per presentarti alla ragazza, a tutte le ragazze, manifestare interesse su di lei, poi fare una domanda su di lei alle amiche. Che ne so, una roba tipo anche... Mi consigliate di conoscere la vostra amica, una di quelle stronze acidissime? E rispondono sempre, è una di quelle stronze acidissime. E voi rispondete, ah perfetto, perché a me le cose facili non piacciono, da buon capricorno, gliela mettete in culo, ok? Poi prendete la sedia e vi sedete. Esatto. Non saremo qua, no? Se no non saremo...